Ben ritrovati amici telespettatori di Cilento Channel, un nuovo appuntamento della nostra rubrica settimanale Nutrizione e Benessere. Questa settimana parliamo di un prodotto della pesca molto apprezzato, molto conosciuto e molto versatile anche in cucina. Stiamo parlando del calamaro. Calamaro che cos'è? È un mollusco cefalopode, che è caratterizzato dall'avere un corpo fusiforme o comunque alquanto allungato, con ai lati due ampie pinne che formano un rombo. È provvisto di 8 braccia e di 2 tentacoli, a cui sono attaccati poi tutta una serie di ventose di sei uguali. Lo ritroviamo un po' in tutti i mari, soprattutto nel mare Adriatico, e la sua stagionalità è proprio questa che stiamo vivendo, quindi va da settembre fino a dicembre. Si distingue dal totano essenzialmente per le dimensioni e per la forma delle pinne. In genere raggiunge una lunghezza tra i 30 e i 40 centimetri per un mezzo chilo massimo di peso. Vive fino ai 250 metri e sale in superficie di notte in cerca di cibo. Generalmente si nutre di piccoli pesci oppure di altri molluschi e crostacei. Ne esistono diverse specie, diverse varietà. Quella europea che comunemente consumiamo va sotto il nome di Loligo vulgaris. Dal punto di vista nutrizionale, 100 grammi apportano all'incirca 68 calorie. E contiene sali minerali, soprattutto potassio, sodio, calcio, fosforo, ma anche vitamine come la vitamina A, le vitamine del gruppo B e la niacina. Quindi è il calamaro un mollusco che apporta un numero comunque limitato di calorie che derivano essenzialmente da proteine ad elevato valore biologico, quindi proteine che contengono anche amminoacidi essenziali, cioè quelli che l'organismo non riesce a produrre da solo. E pochissimi sono i grassi, altrettanto pochi i carboidrati e non vi sono ovviamente fibre. Il nome del calamaro deriva invece dal liquido di colore nero che secerne quando si sente diciamo sotto attacco. Quindi, quali sono le proprietà dei calamari? Sicuramente, come detto, poche calorie, quindi possono essere inserite all'interno di diete ipocaloriche, quindi dimagranti, facendo però attenzione sicuramente al metodo di cottura e al contenuto di colesterolo, perché i calamari, così come altri molluschi, hanno una quantità medio-alta di colesterolo. Ha un buon contenuto in micronutrienti importanti per l'equilibrio del sistema nervoso e anche, vista la presenza di calcio e di fosforo, per le strutture ossee. Abbiamo detto che i grassi sono pochi, però vi sono comunque grassi, acidi grassi poliinsaturi omega 3, che quindi sappiamo che fanno bene al sistema cardiovascolare. Poi, come detto, la grande caratteristica dei calamari sono sicuramente le proteine ad elevato valore biologico, quindi proteine importanti per la dieta degli sportivi, per i ragazzi durante la crescita, ma anche per gli anziani. Anziani che diciamo sono favoriti anche dall'elevata digeribilità comunque della carne di questi calamari. Importante ovviamente quando li andiamo ad acquistare saper riconoscere un prodotto fresco, perché sono dei prodotti che tendono a deperire molto facilmente. Quindi come li possiamo riconoscere? Sicuramente dal profumo, dall'aroma di mare che devono emanare, dalla consistenza delle carni, che quindi devono essere sode e ben compatte, e anche dalla colorazione che la classica biancastra deve risultare comunque molto lucida e vivace. Vi sono chiaramente anche delle controindicazioni. Come detto, è sicuramente ricco in colesterolo, quindi soprattutto chi ha questa problematica di iperlipidemia o di patologie cardiovascolari, è bene fare attenzione al consumo. È ovviamente anche per chi è a dieta,
o in generale comunque, dato che i calamari in cucina vengono preparati soprattutto fritti, sono un qualcosa da consumare un po' più saltuariamente o comunque attraverso altri metodi di cottura. E poi ovviamente devono fare attenzione anche chi soffre di ipertensione per il contenuto comunque buono di sodio dei calamari e anche ovviamente per delle possibili allergie. Abbiamo detto dei metodi di cottura, beh, sicuramente come detto quello della frittura, sebbene sia forse il metodo più comune con cui vengono preparati i calamari, in effetti è quello a cui dobbiamo fare più attenzione, e quindi relegarlo solo ad un consumo saltuario. Ma i calamari possono essere anche ingredienti di primi piatti a base di pasta o di riso, oppure anche come secondo ripieno lessato in insalate oppure arrostito alla griglia. Bene, io vi rimando come sempre all'articolo che troverete sul sito e sui social di Cilento Channel, così come sulla mia pagina Facebook Studio Nutrizione e Benessere, per approfondire questo argomento dei calamari. Vi ricordo sempre che potete scrivere un'email a nutrizionericci@virgilio.it per fare altre domande o per proporre degli argomenti che volete vengano trattati nella nostra rubrica, e noi ci vediamo la settimana prossima sempre solo su Cilento Channel. Ciao!